Amici di Extreme Hardware, benvenuti a questa nuova video recensione. Quest'oggi vi parliamo di Honor 6, un nuovo telefono uscito quest'estate a marchio Honor, in realtà prodotto da Huawei. Andiamo velocemente a vedere, come al solito, la confezione che si presenta in questo color turchese. Non ci sono illustrazioni, molto sobria a livello estetico. Vediamo che cosa contiene. Ovviamente abbiamo il telefono nella colorazione bianca, lo togliamo un attimo e vediamo gli accessori inclusi con questo dispositivo. Ovviamente tutto è correlato al colore bianco, dunque sia il caricatore che il cavo USB che gli auricolari sono in tinta con il telefono. Questo è l'alimentatore da parete per ricaricare la batteria. Questi sono gli auricolari che non sono di tipo in-ear, ma hanno comunque i comandi remoti per poter essere utilizzati ad esempio in auto per le telefonate. E infine ovviamente c'è anche il cavetto USB, micro USB. All'interno di questo altro piccolo box abbiamo tutta la manualistica ed un paio di graditissime pellicole per lo schermo. Andiamo a vedere quindi il telefono, eccolo qua. Si tratta di un telefono che viene proposto ad un prezzo di 299 euro, è un prezzo molto concorrenziale in quanto l'hardware si avvicina in realtà a quello dei migliori top di gamma. Infatti questo dispositivo è supportato da una CPU octa-core sviluppata dalla stessa Huawei. Infatti il processore è dotato di 4 core Cortex A7 e 4 core Cortex A15. I 4 core A7 lavorano a 1,3 GHz e gli altri 4 core A15 lavorano ad 1,7 GHz. In questo modo, quando il telefono viene utilizzato sfruttando buona parte delle proprie risorse hardware, vengono utilizzati 4 core più potenti, mentre per un utilizzo blando vengono utilizzati core meno potenti in modo da ottimizzare il consumo della batteria. È anche un telefono che per soli 299 euro offre ben 3 GB di RAM. Abbiamo ovviamente 16 GB di memoria interna, memoria tra l'altro espandibile tramite micro SD. Doppia fotocamera, quella posteriore in particolare, si tratta di un sensore da 13 megapixel, caratterizzato dalla presenza oltretutto di un doppio flash, fotocamera anteriore ovviamente da 5 megapixel, batteria da 3200 mAh, Android in versione 4.4.2, quindi KitKat, con Emotion UI 2.3. Per quanto riguarda la costruzione, devo dire che il telefono è veramente bello e ben costruito. I bordi qui, sebbene possano sembrare in alluminio, sono in realtà realizzati in plastica. Per quanto riguarda il retro, è in vetro, mentre il frontale è caratterizzato dalla presenza di un Gorilla Glass. In termini costruttivi, il telefono è veramente solido, anche particolarmente leggero e compatto per essere un 5 pollici. Il display, tra l'altro, è un display con risoluzione Full HD, quindi 1920x1080 e tecnologia IPS. In termini appunto costruttivi, Huawei ha realizzato veramente un ottimo dispositivo. Andiamo a vedere velocemente come sono posizionati i vari pulsanti e i vari connettori micro USB e il jack audio. Partendo dal lato display, vediamo che c'è lo speaker utile per le telefonate, posto ovviamente in alto, i sensori sulla sinistra invece e la fotocamera anteriore sulla destra. Sul retro abbiamo una fotocamera che assomiglia molto a quella dell'iPhone, posta sul vertice destro, corredata appunto da doppio flash. Questo logo Honor molto molto bello, molto elegante. In basso abbiamo invece una serie di codici identificativi, come troviamo su molti altri prodotti. Qui sono stati posti all'esterno poiché non è possibile rimuovere la cover posteriore.
e abbiamo ovviamente lo speaker. Purtroppo, come per la stragrande maggioranza degli altri smartphone, lo speaker è stato posto appunto sul retro. Ovviamente, quando appoggeremo il dispositivo in questo modo sul tavolo, la qualità audio e il volume soprattutto ne risentiranno in maniera notevole. Sul lato destro abbiamo il pulsante di accensione, il bilanciere del volume e questo slot apribile, grazie al quale possiamo accedere allo slot della micro SD e all'alloggiamento per la micro SIM. Dall'altra parte il lato è completamente pulito. In alto troviamo il jack audio da 3,5, un ulteriore microfono e la porta a infrarossi. Sul fondo un altro microfono e ovviamente il connettore USB micro USB. Andiamo ad accendere il dispositivo, che in realtà è già acceso. Vi facciamo vedere subito la lock screen. Visto che ci siamo, aumentiamo anche la luminosità in modo che possiate vedere nella maniera migliore. Devo dire che si nota subito che l'interfaccia è stata pesantemente personalizzata da Huawei. L'Emotion UI infatti è caratterizzata da notevoli modifiche rispetto a quella che è la versione stock di Android. In ogni caso, Huawei ha fatto un lavoro davvero buono in quanto alla personalizzazione. È veramente veramente buona. Sblocchiamo quindi il dispositivo e andiamo a vedere come il produttore ha modificato l'interfaccia. Si nota subito, sembra addirittura di non stare su un telefono Android. Il launcher, infatti, come vedete, è molto fluido, ma è molto differente rispetto a quello che troviamo normalmente sugli altri smartphone Android. Non abbiamo, infatti, l'icona per accedere all'app drawer, in quanto tutte le applicazioni sono già posizionate nelle varie pagine del nostro sfondo. In questo senso ricorda moltissimo, moltissimo l'iPhone e ricorderà soprattutto agli appassionati di modding la MIUI, che è una ROM alternativa montata sui dispositivi provenienti su alcuni dispositivi provenienti da produttori cinesi, e che è appunto molto molto simile a questa Emotion UI di Huawei. Le icone, come vedete, sono caratterizzate da forme tondeggianti e da colori decisamente vivi, decisamente accesi, non in linea ovviamente con il material design proposto da Google, ma comunque molto molto belle, anche se per gli utenti come me, che sono abituati ad utilizzare dispositivi Nexus, la differenza appunto rispetto ai Nexus è davvero molto in termini grafici. Comunque il lavoro svolto da Huawei è molto buono, tralasciando appunto le modifiche al launcher, che consistono sostanzialmente nell'aggiunta di alcune animazioni e nell'eliminazione dell'app drawer. La maggior parte delle modifiche sono concentrate all'interno delle impostazioni e nella tendina di notifica. Per quanto riguarda le notifiche, abbiamo ovviamente un doppio menu, quello di sinistra contenente appunto le notifiche e quello di destra contenente i toggle rapidi, che sono davvero moltissimi. Come vedete, possiamo settare sostanzialmente tutte le voci presenti nelle impostazioni direttamente dai toggle rapidi. Cosa molto interessante, tra l'altro, inserita da Huawei attraverso l'Emotion UI, è la presenza di un'interfaccia alternativa. Ve la facciamo vedere subito. Andiamo un attimo sulle impostazioni. Possiamo modificare lo stile della schermata home, rendendola più semplice e più adatta quindi magari alle persone che hanno meno confidenza con gli smartphone Android. In questo caso l'interfaccia ricorda molto i tiles di Windows Phone. Vedete che possiamo accedere sostanzialmente a quelle che sono le funzioni basilari del telefono. Se vogliamo tornare alla schermata iniziale, non c'è niente di più semplice. Riclicchiamo su Standard Home e torneremo sul nostro launcher originale. Volevo farvi vedere ancora un attimo la schermata di sblocco. Come avete notato, lo sfondo dello sblocco è diverso rispetto a quello precedente. Si può abilitare questa opzione all'interno delle impostazioni. Possiamo infatti utilizzare una galleria precaricata sul telefono come schermata di sblocco. Possiamo ovviamente,
modificare le fotografie scorrendo in questo modo, questo piccolo menu accessibile con uno swipe dal basso verso l'alto, possiamo quindi cambiare le immagini oppure accedere a funzionalità rapide del dispositivo come il calendario, la calcolatrice, la torcia o la modalità specchio. Per sbloccare il dispositivo basta fare uno swipe da destra verso sinistra o da sinistra verso destra. Come vi ho detto, sono state modificate in maniera pesante anche le impostazioni, si dividono in due differenti tab, in particolare quello di sinistra contiene le impostazioni più comuni, più generali, mentre quello di destra le contiene tutte. Sono davvero moltissime, ne sono state aggiunte parecchie dal produttore, andiamo a vederle in rapida sequenza. Per quanto riguarda il wireless e la connettività, le impostazioni sono quelle classiche, è stato aggiunto un tab chiamato App in rete che ci permette di monitorare il consumo in termini di banda, di quantità di dati, sia per la rete mobile che per il wifi delle nostre applicazioni. Abbiamo, come vi ho fatto vedere prima, la possibilità di modificare lo stile della schermata home con la home classica oppure quella semplificata. Per quanto riguarda il display, possiamo modificare anche la temperatura, del colore. In termini di audio non sono state introdotte particolari novità, se non la modalità DTS che permette di ottimizzare l'audio. Il DTS è un equalizzatore. Ovviamente all'interno del sottomenu memoria possiamo vedere quanta memoria è, disponibile nel nostro dispositivo. In questo caso abbiamo appena formattato il dispositivo, quindi non abbiamo fotografie né una grande quantità di dati ed abbiamo circa 9 GB disponibili. Notate però che abbiamo scaricato circa 1 GB di dati per farvi vedere dopo il comportamento del telefono con Asphalt 8, quindi la memoria disponibile in avvio. Se comprerete il telefono, sarà di circa 10 GB, 10 GB e 500. Ovviamente, la voce relativa alla batteria, possiamo decidere di impostare la percentuale, o meno della batteria in alto sulla destra. Per quanto riguarda la batteria, abbiamo anche una voce relativa al risparmio energetico. Possiamo decidere di utilizzare il telefono in modalità alte prestazioni, in modalità intelligente, quindi in maniera ottimizzata oppure con un risparmio energetico elevato. Possiamo anche abilitare o meno una modalità chiamata salva schermo che cambierà la luminosità e la temperatura del display in modo da risparmiare appunto batterie. Ovviamente abbiamo qui le voci relative alla geolocalizzazione. Possiamo attivare una modalità chiamata non disturbare che permette di silenziare sostanzialmente il telefono. E qui abbiamo un tab molto, molto curioso relativo alle app protette che ci permette di selezionare quelle che sono le applicazioni che non vengono chiuse una volta spento lo schermo. Tutte le altre applicazioni senza questa spunta verranno chiuse una volta spento lo schermo. È un modo, se vogliamo, anche di ottimizzare le risorse energetiche in modo da chiudere determinate applicazioni e quindi consumare meno batterie. Altro tab interessante è quello relativo alla gestione delle notifiche. Possiamo settare le varie preferenze in termini di notifiche, ovvero consentire o meno alle applicazioni di far comparire le notifiche all'interno dell'apposito menu. Ovviamente le voci relative alla sicurezza e al backup, che sono assolutamente analoghe a quanto trovate su altri dispositivi. Idem la gestione applicazioni. Volevo farvi notare un attimo l'utilizzo della RAM, visto che ci siamo. Come vi ho detto, questo telefono ha 23 GB di RAM. A livello puramente indicativo, vi faccio vedere che su 3 GB ne abbiamo 1,1 utilizzato e quasi 2, 1,9 in realtà liberi. Abbiamo poi tutta una serie di impostazioni relative alle chiamate, ai messaggi e al client di posta. Possiamo abilitare il pulsante sospendi che richiama in un certo senso alcune caratteristiche
introdotte da una custom ROM che viene sviluppata per parecchi dispositivi e che si chiama Paranoid Android. Il pulsante sospendi infatti ci permette, toccando su questo lato dello schermo, di avere una sorta di sottomenu, di menu rapido, che replica in un certo senso la navbar. Potrebbe essere molto utile quando utilizziamo per esempio il telefono per giocare oppure per guardare dei filmati, in modo da non dover richiamare sempre la navbar. Possiamo abilitare il controllo del movimento, in particolare capovolgendo il telefono, capovolgendo lo schermo, si interromperà per esempio la riproduzione musicale oppure alzando il telefono verso l'orecchio per rispondere oppure effettuare una chiamata senza la necessità di andare a fare lo swipe, per esempio, nel caso della risposta ad una chiamata. Scorriamo ancora verso il basso. Possiamo abilitare la modalità di utilizzo con i guanti in modo da rendere più sensibile lo schermo, perché spesso con i guanti si hanno maggiore difficoltà nell'utilizzo di questo tipo di schermi touchscreen. Tutto il resto delle impostazioni sono analoghe a quanto troviamo sulla versione originale di Android. Abbiamo un ulteriore sottomenu relativo agli aggiornamenti. In questo caso non abbiamo ancora aggiornamenti disponibili, anche se Huawei ha promesso che questo dispositivo verrà aggiornato il prima possibile ad Android 5.0, quindi Lollipop. Bene, partiamo con la prova vera e propria del telefono, di conseguenza con il browser. Vi facciamo vedere le prestazioni del telefono in termini di caricamento di alcune pagine web, soprattutto per evidenziare eventuali lag o eventuali difficoltà. Stiamo caricando il nostro sito, che è un sito molto pesante in quanto poco ottimizzato per dispositivi mobile, un sito caratterizzato da moltissime immagini ed illustrazioni. Comunque, come vedete, lo zoom non ha alcun tipo di problema, il telefono non ha nessun tipo di difficoltà e di lag. Anche il testo si adatta in maniera abbastanza veloce allo zoom. Scorrendo la pagina non si hanno particolari difficoltà, anche se la sensazione è che comunque questa CPU octa-core sia ancora un pochino indietro rispetto alle altre CPU Snapdragon che sono montate su moltissimi altri dispositivi. Apriamo per esempio la pagina Huawei Device, in questo caso ottimizzata per dispositivi mobile. Anche in questo caso comunque è una pagina molto molto pesante perché è caratterizzata dalla presenza di parecchie immagini, però la navigazione web risulta comunque piuttosto fluida, comunque priva di grandi difficoltà. Visto il browser, passiamo a YouTube e dunque al comparto multimediale. Vi facciamo vedere un attimo un video in alta definizione, in modo che possiate rendervi conto della qualità del display e possiate anche sentire la qualità audio. Come avete sentito, l'audio è molto buono, il volume è assolutamente sufficiente, la qualità assolutamente in linea con quella che è la concorrenza. Purtroppo
Il display da 5 pollici con risoluzione Full HD è davvero fantastico. Lo abbiamo potuto apprezzare sia nella riproduzione di numerosi video che nella visualizzazione di diverse immagini ad alta risoluzione. E rispetto ad uno schermo con risoluzione HD, per esempio, si trovano molti 5 pollici economici con risoluzione intorno ai 1280x720. Rispetto a questo tipo di schermi, l'Honor 6 ha un display veramente, veramente ottimo, devo dire eccellente. Rimanendo in tema multimediale, andiamo un attimo sulla fotocamera. Fotocamera che rappresenta uno dei punti di forza di questo telefono. Gli scatti realizzati dalla fotocamera posteriore sono davvero fantastici. Oltretutto, la fotocamera posteriore è coadiuvata da un'applicazione che è stata sviluppata in maniera molto intelligente da Huawei. Abbiamo infatti una quantità enorme di personalizzazioni possibili. Modalità che abbiamo particolarmente apprezzato è quella che consiste nella possibilità di scattare un numero arbitrario di foto in rapida sequenza, dopodiché il software sceglierà in maniera automatica la fotografia che è venuta nel modo migliore. In ogni caso, ci sono anche alcune impostazioni avanzate in modo da permettere agli utenti più esperti di regolare in maniera manuale quelle che sono le impostazioni della fotocamera. Nel complesso, comunque, siamo rimasti davvero estremamente soddisfatti del comportamento della fotocamera, sia per quanto riguarda l'aspetto fotografico che per quanto riguarda l'aspetto relativo alla registrazione dei video, che vengono registrati in Full HD a 30 frame per secondo. Fotocamera quindi davvero eccezionale, ottima sia in condizioni di scarsa luminosità che in condizioni di luminosità buona o sufficiente. L'autofocus funziona in maniera eccellente e il bilanciamento dei colori, devo dire, è davvero, davvero ben studiato. Quindi, nel complesso, la fotocamera rappresenta sicuramente uno dei punti di forza di questo telefono. Altro punto di forza del telefono è la batteria. Batteria da 3200 mAh che si rivela più che sufficiente per arrivare a fine giornata. Nel corso della nostra prova, infatti, abbiamo avuto modo di stressare in maniera anche notevole questo dispositivo, arrivando per esempio staccandolo dalla carica ad orari piuttosto mattinieri, intorno alle 6 del mattino, arrivando senza problemi sino alle 22, alle 23 di sera, ad avere ancora un 30% di carica, nonostante si sia utilizzato il telefono nell'arco della giornata per un totale di 4 ore, anche addirittura 5 di schermo acceso. Dunque, anche giocando un pochettino con la modalità di risparmio energetico e con la luminosità del display, si può raggiungere un'autonomia davvero, davvero eccellente. Diciamo che se non si utilizza in maniera intensiva il telefono, questo può garantire senza problemi un paio di giorni di utilizzo. Una cosa che ho dimenticato di farvi vedere è il comportamento del dispositivo con i videogiochi. Vi ho detto prima che abbiamo scaricato Asphalt 8, quindi vediamo come si comporta il telefono. Abbassiamo un attimo il volume. Ok, cominciamo a giocare e vi facciamo vedere come si comporta questo Honor 6.
Ok, come avrete visto, il telefono non ha alcun tipo di problema, per esempio con Asphalt 8. Asphalt 8 è uno già dei videogiochi più pesanti che troviamo per smartphone, di conseguenza potete stare tranquilli, insomma. Se avete intenzione di comprare questo telefono e avete qualche dubbio sulle prestazioni offerte dal processore, non avete di che preoccuparvi, in quanto le prestazioni offerte dal dispositivo sono davvero eccellenti in qualsiasi ambito. Per chiudere, quindi, come possiamo riassumere? Il telefono è davvero eccellente, siamo rimasti davvero colpiti da come Huawei ha lavorato su questo nuovo brand, sul brand Honor, sia in termini di qualità della costruzione del dispositivo, sia in termini di comportamento del mix prescelto di hardware e software. Qualità costruttiva ottima, software davvero ben studiato, eccellente. Forse non starà particolarmente genio a coloro che apprezzano in maniera maggiore il software minimale, come per esempio Android in versione AOSP. In ogni caso, software completo, ben sviluppato e ben progettato. Ci sono moltissime funzionalità. Abbiamo parecchie applicazioni preinstallate, tutte si rivelano utili. Software ben fatto, ben realizzato, senza alcun tipo di bug o problema riscontrato. Prestazioni sempre soddisfacenti, anzi decisamente al di sopra di quella che è la media. Il tutto ad un prezzo molto basso, 299 euro. Sono un prezzo assolutamente giusto, per quella che è la qualità offerta da questo dispositivo. Non dimentichiamoci infatti che nella confezione abbiamo anche due pellicole. Sicuramente consiglio questo telefono a tutti coloro che hanno un budget di spesa compreso tra i 250 e i 300 euro. Se avete intenzione di spendere appunto 250 euro, vale sicuramente la pena alzare un pochettino il budget sino ai 299 richiesti per questo smartphone. Gli avversari in questa fascia di prezzo comunque non sono pochi. Ricordiamo per esempio il Nexus 5, che è ancora in produzione, che spesso si trova online in offerte intorno ai 279-289 euro. C'è anche l'LG G2 e non ultimo l'LG G3, che ultimamente si trova a prezzi decisamente bassi, addirittura intorno ai 350 euro. In ogni caso, se magari non amate gli schermi particolarmente grandi dei telefoni di LG, sto parlando di G2 e G3, e magari volete un'esperienza d'uso che sia più ricca rispetto a quanto presente su un dispositivo Nexus, allora Honor 6 fa veramente al caso vostro, perché, come ho già detto, il software è davvero ben fatto e assolutamente completo. Il telefono è in grado di soddisfare qualsiasi utente, non presenta punti deboli, anzi ha moltissimi punti a favore che ne decretano, insomma, l'inserimento all'interno di quelli che sono i telefoni caldamente consigliati per l'acquisto. I punti che ci hanno stupito di più sono, in primis, l'autonomia, che è davvero eccellente. In secondo luogo abbiamo una fotocamera, in particolare la fotocamera posteriore, che offre dei livelli, una di scatto, una qualità fotografica davvero eccellente per essere uno smartphone. E tra i punti a favore citerei anche il software, come ho già detto, ben fatto, e il display, che con risoluzione Full HD offre un'esperienza d'uso davvero, davvero notevole. Telefono quindi caldamente consigliato per 299 euro, è davvero un best buy. Per questa recensione è tutto. Se avete domande o dubbi, potete porcele all'interno della recensione attraverso i commenti oppure direttamente sul nostro forum.